Oggi in questo video voglio fare un get ready with me, o meglio, mi preparo con voi, anzi, voi dovete prepararvi con me. Mi sono annotata. E allora, in questo video praticamente io voglio fare la prova trucco per lo spettacolo teatrale che ci sarà domani l'altro. E stasera, tra un paio d'ore, abbiamo la prova generale e quindi ho deciso di fare proprio la prova trucco come sarà per lo spettacolo, sperando che vada bene e che la regista non me la boicotti. Quindi ho detto quale cosa migliore di fare un video per il canale ASMR. Ovviamente parlerò in soft spoken perché, e parlerò poco probabilmente perché sarò troppo impegnata a truccarmi. Allora, qua ho qui c'è tutto il mio parco trucchi adesso. Non so se verranno fuori dei rumori fortissimi a causa del microfono che è qua dietro. Allora, cominciamo. Io non sono abituata a fare molto, a truccarmi molto. Infatti mi sono già dimenticata la BB cream che la vado a prendere. Questa è la mia BB cream all'acido ialuronico dell'Erbolario. Era in frigorifero perché praticamente io non in estate ho smesso di usarla perché effettivamente è un pochino troppo chiara. È di un colore che va bene per il mio incarnato invernale, però visto che dovrò fare un trucco un po' sostanzioso, ah già, c'ho la spugnetta. Io ho visto che molti usano queste spugnette, non so di cosa, per dare il fondotinta. E io l'ho comprata per darmi la BB cream e per sfumare anche il correttore. Allora, premetto che io non sono una truccatrice, ho sempre amato truccare le amiche. Ma non sono una truccatrice professionista, quindi prendete con il beneficio di inventario quello che io faccio. Cioè, questo trucco non è da prendere, ad esempio, come una cosa da fare in assoluto. Anche perché poi, se ho ricomprato da poco un po' di cosine, ma mi mancano tanti oggetti. Questo è il correttore più che per le occhiaie io l'ho comprato per coprire le macchie perché negli ultimi anni mi sono un pochino massacrata il viso. Vedete, tutte queste, beh, si vede benissimo dal viso. Ho sempre avuto una pelle bellissima, modesta a parte. E però dalla quarantina in poi ho cominciato a stuzzicarmi un po'. E allora mi sono fatta venire tutte queste macchie orribili. Poi ci sono anche le macchie del sole e della vecchiaia, che quelle c'è poco da fare. Questa sopra l'occhio, per esempio, sono stata anche
Sono stata anche dal dermatologo farla togliere, però è stato un risultato temporaneo, diciamo. Quindi, allora, per la mia esperienza, più correttore metto sotto le occhiaie e più le occhiaie si vedono. Quindi, ecco, vedete, il problema è che nei tutorial spesso fanno vedere il trucco su pelli molto belle, pelli giovani, e quindi certi problemini non vengono fuori. Invece su una pelle come la mia, che non è più giovanissima, e oltretutto è anche una pelle secca, che succede? Che secondo cosa andiamo a mettere, invece di coprire, si vanno ad evidenziare i difetti, perché ora qua voi non lo vedete forse dalla ripresa, ma io nello specchio qui ingrandito mi vedo che mi sta mettendo in risalto tutte le rughette. Poi, una cosa nuova che ho comprato da poco, ma non è quella che volevo, purtroppo, perché non l'ho trovata, è questo, che è un contouring, highlight e contouring, cioè praticamente da una parte c'è la parte scura per delineare il viso, diciamo, e poi la parte chiara per illuminare. Ora, sinceramente, a me non sembra di averne bisogno di contornare molto, di posso mettere un po' questo qua per scavare un po' le guance, per scurirlo un po', per rendere un po' più il viso un po' più magro, ma obiettivamente non mi sembra di avere un viso così cicciottello, oppure il naso. Per esempio, ho visto Gentle Whispering nell'ultimo tutorial, che fa così lungo il naso per strettirlo, però lei ha un bel nasino a patatina e il mio invece non mi sembra così grande da doverlo strettire, però si prova. Non so se riuscite a vedere. Attualmente sembra un po' un, non lo so neanch'io, in pelle rossa. Posso darle un pochino di sopprimento? Non mi sembra un'ottima idea. Vabbè, io non ne do altro di questo contouring. E andiamo a sfumarlo un po'. Io faccio tutto con la stessa spugnetta. Mi piacciono molto quelle che vedo fatte un po' a puffettino, però non l'ho comprata, ma probabilmente me la comprerò presto, perché mi piace parecchio, anche solo così, per divertimento. C'è la parte illuminante, che a mio parere ha un po' di difettucci. Proverò a ridarlo anche dopo, perché questo è cremoso, però siamo sempre sul discorso che su una pelle un po' vecchiarella entra, vedete, fa la pastina, forse non è neanche particolarmente buono come qualità, non so. Comunque fa la pastina e va ad accentuare le rughe. Si prova.
qua per esempio ci avevo dato il correttore, me lo va a riportare via. Ragazzi, a me mi sa che questo Get Ready With Me verrà fuori un video comico. Ma l'importante è che vi rilassi. Questa è la cosa fondamentale in questo video. Diamo una puntina di luce anche qua sul nasino. Giustamente però, se vado a sfumarlo col dito me lo riporto tutto via. Sto cominciando a capire a cosa servono queste spugnette, che praticamente sfumano senza portare via. Allora, un po' sul mento, poi io lo darei un po' anche qui sopra la bocca, dove ho tutte queste rughette bruttine, bruttine, per dare un po' di luce. Si spera che si vedono di più, eh. Mi sa anche a me, meglio che lo tolga. Forse è il caso di dare un pochino di cipria, va data prima di dare l'ombretto, non me lo ricordo più, ragazzi, ve lo giuro. Allora, questo è il mio pennellino. Comunque, io mi trucco veramente poco. In estate specialmente col caldo. Oddio, mi avevano detto di stare attenta a non dare le botte nel tavolo perché si sentivano tantissimo con il microfono nuovo. Mi sa che ho fatto dei disastri anche oggi. Devo prenderci la mano. E dicevo che non mi piace truccarmi in estate perché col caldo, il sudore, anche se non sudo molto in faccia, però sinceramente non mi sembra di essere sporca, mi sembra di sentirmi in viso sporco, mentre invece senza trucco magari hai caldo, vai in bagno, ti dai una sciacquata al viso e così non lo puoi fare. Però d'altra parte non si può andare a teatro a recitare senza trucco. Allora, questa è la cipria. Ve l'avevo già mostrata forse in uno show interni che il tested è della Biopuro. Non farò molti rumorini perché purtroppo ho i minuti un po' contati per fare questo video, perché mio marito è andato a casa sua a prendere i suoi vestiti e tutto il materiale di scena. E praticamente ho circa mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo. Quindi devo truccarmi e non ho tempo di stare a fare troppi tapping sugli oggetti. Inoltre, questo mi serve anche per vedere quanto tempo mi occorrerà giovedì sera per truccarmi, che poi ci vorrà anche di più tempo che del normale, perché
credo che ci truccheremo nei camerini di solito le cose vanno a finire così che qualcuno poi mi dice mi trucchi. Questa è la lepre, il far della lepre. Per esempio, per lo spettacolo di fine anno del musical ho truccato una mia amica e l'ho truccata molto bella, l'ho fatta bella pesante perché sul palco il volto tende a sparire con le luci, quindi il trucco deve essere più forte. Vado a dare un po' di matita nera. Poi comprato l'eyeliner e suppongo che vada dato dopo l'ombretto. Lo usavo quando ero molto giovane, poi avevo smesso di usarlo, ma adesso ho comprato quello della Essence, bellino, col pennellino. Fantastico, ora ve lo faccio vedere. E io credo che vada dato dopo l'ombretto. Allora, la matita la do solo qua. Poi ho la matita della Bionic, non so come si chiama, quella chiara, che questa è illuminante, serve a illuminare lo sguardo. E questa la do dentro. Come al solito i rumori di sottofondo sono, adesso in estate, sono quelli del tendone che è qui fuori, perché a quest'ora si alza sempre una brezzettina che è molto piacevole, però fa sbattere la tenda. Come ombretti io userò questi qui della Benecos. Per l'ombretto non ho i pennelli, sembra assurdo che una pittrice non abbia pennelli, ma infatti ho tantissimi pennelli allo studio per dipingere, ma per truccarmi ne ho pochi, ne ho comprato uno per il rossetto e l'ombretto me lo do con lo sfumino. Allora, poiché sarò vestita abbastanza sui toni del rosa, io mi farò un trucco tendenzialmente con questi colori. Già, no, ma io sono stordita, ragazzi. Ho iniziato a darmi questo non pensando che per il teatro invece ho comprato il matitone blu. Sono veramente stordita. Quindi niente, fate conto che io non abbia detto niente. E appoggiamo un attimo questo. Ho comprato questo per il trucco teatrale. È della Debbie, non è nickel tested, però è resistente all'acqua, quindi spero sia a prova di sudore e di riflettore. Perché appunto volevo un trucco molto tosto e questi ombretti della Benecos sono bellissimi, però sono abbastanza naturali. Quindi, come non detto, speriamo che prenda. Vado a darmi questa matita. E la darò anche qua sull'arcata. Vado a fare proprio la lunetta. Solo che forse sta prendendo poco perché ci ho messo sotto anche l'ombretto e troppa roba, quindi probabilmente non sta prendendo molto. E poi la vado a dare anche sotto.
però non arrivo fino in fondo all'occhio perché qua ho dato l'illuminante, quindi vado a darla solo a questo colore bellissimo. Io non sono un amante del blu, però volevo un colore veramente che risaltasse tantissimo, e a me per esempio piace molto il verde acqua, però con il colore dei miei occhi, il verde acqua, sono due tipi di verde, perché è un verde nocciola e il verde acqua secondo me non stava così bene, quindi che dite? Ma potrebbe essere anche più forte, eh? Poi ci ho dato anche, ora l'ha sfumato un po', lo sfumerò un po' con il rosa dell'ombretto. Allora, prendiamo questo colorino qua e lo vado a dare qui sulla palpebra, nella parte centrale, in modo che mi si sfumi un po' con il blu. Ok, poi i vestiti che ho preso per il teatro, forse ve l'ho già fatti vedere, perché ho fatto un video che si chiama Haul Teatrale, dove vi mostro tutti gli acquisti. Anche se nel video non avevo ancora deciso cosa avrei indossato, quindi io quasi quasi ci passo un po' di rosa anche qua sotto. Non avevo ancora deciso cosa mi sarei messa. Ho comprato una quantità industriale di cose che probabilmente non mi serviranno. Anche perché poi alla fine, cioè, non ho una grande vita sociale. Sì, un aperitivo a settimana ci incastra sempre, però è un localino molto easy, quindi cioè, non è che mi metto tutta in tiro per andare a fare l'aperitivo, quindi ho comprato tutti questi corsetti, queste cosine che chi le userà mai? Vabbè, costavano talmente poco. Comunque poi quando posterò questo video vi metterò il link sia al video magari di Haul Teatrale che a un altro che non ricordo già più cosa vi avevo detto. Forse all'inizio avevo parlato di qualcosa che ho detto va, vi metto il link. E diciamo che questo è un trucco un po' stile Dolce Amanta. Un trucco esagerato, però io sinceramente non, anche se è un trucco teatrale, non avrei problemi ad andarci a giro, eh. Quando ero più giovane, una decina d'anni fa, mi truccavo così abitualmente, magari per uscire la sera. Forse è meglio se lo metto a posto dopo. Allora, adesso veniamo alla cosa difficile, ovvero l'eyeliner. Ecco, vi dicevo. È più forte di me. Cioè, vado a comprare le cose e ci faccio tapping sopra. E dicevo, questo è della Essence e mi ha incuriosito. E questo è il suo pennellino. Io questo pennellino l'avevo già comprato e lo usavo per sfumare la matita. E questo è The Cushion Eyeliner, praticamente è... Aspettate, vi faccio sentire il rumore. È praticamente una spugnetta imbevuta di colore. E bisogna tuffarci il pennellino. Adesso taccio e mi concentro.
è venuta una schifezza. Perché un conto è dipingere su un quadro. Vedi, ho sbagliato, lo dovevo fare con gli occhi aperti sotto. Praticamente ho cancellato tutto. Ho cancellato tutto l'ombretto che avevo dato. Mi sa che dopo ci ritornerò un po' a sfumarlo perché è veramente orribile così. E che vi stavo dicendo? L'altro giorno avevo provato a darmelo, ma mi sembrava un po' meglio, un po' più semplice. Ah, dicevo, sono una pittrice, però sono abituata più a dipingere sulle tele e non sulla pelle. Poi, appunto, un conto è truccare un occhio sodo e giovane. E un conto è quando la pelle comincia a essere un pochino cedevole e che fa tutte queste pieghettine. Ragazzi, vi assicuro che mi merito 10 solo per questo. Poi figurati se mi viene un occhio uguale all'altro, eh. L'altro giorno l'avevo provato, mi sembrava che mi venisse bene. E invece oggi, probabilmente anche l'inclinazione dello specchio, non è ottimale, cioè mi sono fatta due occhi assurdi, uno diversissimo dall'altro. Cioè se faccio questo schifo il giorno dello spettacolo si sta freschi. Ok, adesso viene una cosa tipo la Turandot. Proviamo a rifarli uguali, quindi quello che era venuto meglio lo andiamo a peggiorare perché per farlo uguale all'altro bisogna appesantirlo. Vabbè, questa meno male che è una prova e faccio in tempo è più difficile con l'ombretto perché l'altro giorno ho provato a darlo da solo. E senza ombretto obiettivamente era più facile. Non so se è la luce, è veramente di qua è venuto dato veramente in modo osceno. È tremendo. Non sono stata brava per niente. Non so se ripassare un po' di matita oppure no, quasi quasi, almeno sotto. Non dite niente, perché quando guarderete questo video io ho già fatto. Tanto nel titolo ce lo metterò che è un trucco teatrale, eh? Quindi forse così va un po' meglio. Valuterò se darmelo. No, ma va dato dopo l'ombretto, dai raga, non c'è storia. Magari uno lo ritocca un po', però non c'è verso, dai, l'eyeliner va dato dopo. Ora magari manderò una foto a Federica, lei è una truccatrice professionista, le chiederò qualche consiglio.
Federica ovviamente la conoscerete, è Feri SMR, una ragazza adorabile, è anche molto competente, cioè lei è proprio una truccatrice professionista, infatti riderà come una pazza se guarda questo video, perché è veramente sgarruppato. Ripeto, io ve l'ho detto subito che non sono una truccatrice, quindi sono una pittrice che si diverte anche a truccare, ma finisce lì. Allora, io ridarei un po' di ombretto di questo chiaro, che obiettivamente è talmente chiaro e luminoso che non importava nemmeno che mi comprassi l'illuminante. Io penso di non aver mai parlato così tanto in vita mia come da quando faccio i video ASMR. Ho sempre avuto problemi, a dire la verità, a parlare, perché il mio lavoro comunque mi comporta molto spesso di stare da sola in silenzio e quindi spesso non mi venivano le parole, insomma. Era proprio difficile parlare, esprimersi, e, mentre mi trovavo benissimo a scrivere, infatti mi sfogavo soprattutto sui miei vlog, quello vabbè, generico, pennelli e parole, poi quell'altro di ricette, di benessere e l'altro di libri, dove infatti ho fatto tantissime recensioni ai libri e mi sfogavo tantissimo lì. Da quando ho il canale parlo tanto, poi parlo da sola. Beh, parlo da sola nella realtà, però nella mia testa non parlo da sola perché sto parlando con voi. Se mi vedete che guardo fuori è perché è arrivato un uccellino bellissimo. È chiaro, con la testina nera e ha una righina scura qui davanti. Spero che non si faccia prendere dai gatti perché qui purtroppo tutti i giorni qualche cadaverino davanti alla porta, me lo ritrovo. Allora, sì, ho fatto un rumorone. Questa è la matita burro che andrebbe appuntata, ma ormai non mi alzo, forse era meglio se mi alzavo. Mi sono data il legno e è della Wacom, matita labbra contorno perfetto, e questa mi ha salvato la vita. Vabbè, lo so, è un'esagerazione, è un modo di dire, però io non potevo più usare rossetti accesi perché con queste rughette sopra le labbra non era possibile, cioè praticamente il colore, sì, la camera è qui, lo so, poi qualcuno mi dirà, ma perché non guardi in camera? Perché sto riprendendo col cellulare? E dicevo, il colore mi entrava su nelle rughette, era una cosa inguardabile. E invece con questa matita trasparente crea una sorta di barriera e quindi, yeah! Finalmente ho il mio rossetto rosso. Questo non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere in qualche show and tell. È della Lepo. Questo è bellissimo. 100% naturale, matte e testato al nickel. Anche se oggi mi sono data anche cose che non sono testate al nickel. Anche se a dire il vero io non ho mai avuto grossi problemi con i trucchi, cioè cose che mi facessero allergia, non me ne sono mai accorta.
questo, c'ha il suo bastoncino, ma a me non riesce, non riesce proprio a usarlo, infatti ho comprato il pennellino. Adesso mi taccio e mi concentro. Anche questo, diciamo, non è un gran pennello, però meglio del suo scovolino, perché questo è duro e rigido, quindi basta un movimento impercettibile della mano e si sbaffa tutto. Invece il pennellino è più morbido, poi sarà che io sono abituata a gestirle le setole, quindi la pressione delle setole sono abituata a gestirla e mi trovo molto meglio. Sì, labbra secchissime. Mi si dovrebbe vedere, sul palco. Certo, mi sono truccata molto presto. Da qui a che faremo le prove, mi sa che questo rossetto sarà andato via. Forse è il caso che me lo porti dietro. Ed il tocco finale, il mascara, quello che di solito alla fine faccio i disastri. Ah già, poi le truccatrici serie si fanno anche le sopracciglia, ma io sì, figurati, non c'ho neanche lo spazzolino per pettinarmele. Andiamo col mascara. Che comincia ad essere un po' secco. Il mascara è devastante, non dura proprio niente. Cioè, se uno lo usa tutti i giorni, lo ammortizza, ma per me che me lo do magari una volta o due a settimana se va bene, diventa inutilizzabile senza che l'abbia veramente usato. C'è chi lo dà anche sulle ciglia di sotto, ma io non lo do, anche perché tanto sono sempre a toccarmele e poi finirebbe che faccio un pasticcio. Ed ecco Cesarina. Allora, diciamo che mi potrei truccare così per uscire per un'occasione particolare, però magari non con l'eyeliner dato in questo modo, eh. Questo è veramente un po' eccessivo. E questo video sì, mi sta servendo anche per vedere quanto ci metto a farlo questo trucco. Siamo a 36 minuti. Proprio non sono stata velocissima, purtroppo. Poi può darsi che qualcosa tagli, eh? Come non so l'audio, poi se userò quello del telefono o quello del microfono che è qui dietro, nascosto. Perché forse tutti e due. Vabbè, non lo so. Io sono abbastanza soddisfatta se non per il fatto che il
quanto me lo sono dato in modo veramente orrendo. Allora, avviciniamo, vi faccio vedere da vicino. Sì, siete qui, lo so, siete qui. Invece mi sto specchiando nel cellulare. Bene, allora, io spero che comunque questo video vi abbia rilassato e se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto e poi guardate nell'info box i vari link e ci sono anche i miei social, in modo che se vi fa piacere potete seguirmi sulla mia pagina Facebook oppure su Twitter o Instagram, poi sono ovunque. Ho anche un sito che però nelle info box del canale ASMR non mi sembra di non metterlo, che è più dedicato alla pittura, anche se ultimamente ho inserito la parte ASMR anche nel sito, perché mi sta occupando molto questa cosa del canale e quindi mi è piaciuta l'idea comunque di inserirlo fra le mie varie attività. Bene, Arasule vi saluta e poi vi aggiornerò sullo spettacolo teatrale, come è andato. E ovviamente il video dello spettacolo, insomma, relativo a tutto questo lo troverete nella playlist del teatro. Allora, mi levo la fascia.